Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio, al microfono Natascia, alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara. Penne è morto a soli 19 anni per un malore, un migrante del Gambia ospitato in un centro di accoglienza temporaneo a Schiavi d'Abruzzo. Ebrima Sanco, questo è il suo nome, è raggiunto nel marzo scorso. Inutile ogni tentativo di rianimarlo da parte del personale del 118. Da quanto riferito da alcuni ospiti della struttura, il giovane aveva accusato alcuni giorni fa problemi respiratori. Per questo era stato visitato nell'ospedale San Pio da Pietralcina di Vasto. Il magistrato presso il Tribunale Vastese, Enrica Medori, ha disposto un'autopsia che sarà eseguita domani mattina. Accertamenti sono in atto da parte dei carabinieri di Schiavi d'Abruzzo. Per il Papa, noi siamo noi sacerdoti che dobbiamo attuare la riforma da lui indicata per il clero nell'Evangelii Gaudium. È una riforma non tanto delle strutture quanto della vita del sacerdote. La grazia del popolo di Dio passa attraverso noi sacerdoti. Lo ha detto Sua Eminenza il Cardinal Beniamino Stella, prefetto della Congregazione per il Clero, che oggi è intervenuto al ritiro regionale del clero abruzzese in Molisano, all'oasi dello spirito di Montesilvano Colle. Accidia egoista, pessimismo, mondanità, guerra interna e pericoli indicati dal Papa e ricordati dal porporato al clero, invitando fortemente a praticare misericordia e confessionale. Ne parleremo a servizio interviste. La nostra rubrica non da oggi alle 18:15 e alle 21:15. La scuola al centro del nuovo piano regionale di prevenzione varato dalla giunta regionale. Sono 9 infatti le azioni previste nell'ambito degli interventi di educazione alla salute, per i quali c'è uno stanziamento di circa 1 milione di euro. A tal proposito, l'assessore alla programmazione sanitaria della Regione Abruzzo, Paolucci, intervenuto a Pescara, all'Ipsia di Marzio Michetti, al convegno su In Abruzzo, la scuola promotrice di salute, ha invitato le scuole abruzzesi ad aderire in massa alle diverse azioni inserite nel piano 2015-2018. In Abruzzo, ha detto, esiste un'alta incidenza dell'obesità tra gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. Circa 45.000 alveari, 600 produttori, 5 milioni di euro di fatturato. Sono i numeri dell'apicoltura abruzzese ricordati stamattina a Pescara in regione dall'assessore alle politiche agricole Dino Pepe, in occasione della conferenza stampa di presentazione della 13ª edizione della rassegna Tornareccio Regina di Miele, mostra mercato del miele e dei prodotti tipici, in programma sabato 26 e domenica 27 proprio a Tornareccio. Da produzione di nicchia, ha commentato Pepe, quella del miele è ormai diventata per Tornareccio un simbolo forte di identità territoriale. L'istituzione di un presidio fisso quotidiano delle forze dell'ordine, l'organizzazione di controlli mirati su quelle attività che praticano una politica del cicchetto a 2 euro e soprattutto una verifica specifica dei frequentatori di quelle zone per garantirne il decoro, visto che un'ordinanza per tutelare gli spazi pubblici e vietare il bivacco c'è già dal 2010 e scadrà il prossimo 30 ottobre. Lo ha detto il coordinatore cittadino pescarese di Forza Italia, Guido Cerolini, intervenendo nella querela sul degrado in cui versano le strade della Movida, cioè via Cesare Battisti e Largo Scurti. A Pescara Forza Italia si unisce alla protesta dei cittadini di Via De Gasperi che lamentano l'eventuale trasferimento in zona del mercatino gestito dagli extracomunitari.
Non permetteremo mai che la Regione Abruzzo, la stessa che da un anno e mezzo continua a salassare gli abruzzesi e a tagliare ospedali, pronto soccorso e punti nascita per assenza di risorse, spenda anche un solo euro per legittimare il mercatino abusivo delle aree di risulta, finanziando il suo trasloco, afferma Lorenzo Sospiri, capogruppo in Consiglio regionale. Il Consiglio di Stato, con sentenza 4410 del 2015, ha rigettato, in quanto inammissibile, il ricorso presentato da una ditta contro l'ordinanza di demolizione del 16 dicembre 2014. Contestualmente ha condannato il ricorrente a pagare le spese di lite per 300.000 euro. È una buona notizia questa che arriva a Pescara proprio per il comune adriatico, appunto cioè il comune di Pescara, e per la città, ma pur essendo un passaggio fondamentale è solo la fine del primo tempo, perché ora deve essere il TAR Abruzzo, sezione di Pescara, a doversi esprimere il prossimo 8 ottobre. Il commento alla notizia del presidente del Consiglio Comunale di Pescara, Blasioli. Sono in corso a Monte Silvano i lavori per la pulitura del fosso di scolo tra via Vestina e via Fratelli Cervi. Gli interventi di manutenzione per sgomberare il fosso di Villa Carmine hanno consentito di rimuovere grandissimi quantitativi di terra e detriti trasportati dall'acqua. Giovedì alle 9 nella sala di Giacomo a Palazzo Baldoni a Monte Silvano ci sarà un corso per il corretto uso dei defibrillatori. La lezione, aperta alle associazioni del territorio cittadino, rientra nel progetto Monte Silvano Sicura defibrillatori accessibili. A giugno scorso, ricorda il presidente della Commissione Sanità Silli, siamo riusciti a consegnare 3 defibrillatori, rendendoli accessibili grazie a dei cabinet box ad altrettante strutture della città. La lezione sarà tenuta da personale sanitario del 118 SUEM di Pescara. Sperimentazione di leggi della fisica, pratica di eccezionali scalate metropolitane, ma anche degustazione di prodotti tipici, intrattenimento fra i cultori della scienza e del folklore e osservazione del cielo. Tutto questo sarà la terza edizione della Notte Europea dei Ricercatori, Nutriamo la Ricerca, che prenderà vita all'Aurum dalle 17 di venerdì 25 e finirà la mattina dopo all'Icranet. E siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevedono cielo sereno, nubi sparse con temperature da 19 a 21 gradi sulla costa e da 18 a 20 gradi nelle zone interne, venti da deboli a moderati. Domani si prevedono cielo nuvoloso al mattino, sereno in tarda mattinata e fino a metà pomeriggio, poco nuvoloso nel tardo pomeriggio e nuvoloso in serata con temperature da 19 a 28 gradi sulla costa e da 18 a 26 gradi nelle zone interne, venti da deboli a moderati. Il mare è previsto quasi calmo stasera e da quasi calmo poco mosso domani. Era l'ultima notizia per questo nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.